Bending Spoons ha acquisito StreamYard, forse la sua acquisizione più importante finora, si può dibattere. Il valore, secondo Milano Finanza, è di 150 milioni di dollari, quindi sicuramente un valore molto importante. E ve ne parlo nonostante abbiamo parlato di Bending Spoons su questo canale poche settimane fa, nonostante ne abbiamo parlato anche nel Tablerone Podcast, tutte cose che dovete assolutamente andare a vedere, perché mi sono nate alcune riflessioni interessanti in questa domenica in cui ho avuto occasione di vedere anche il video di Marcello Ascani proprio negli uffici di Bending Spoons. Le riflessioni in particolare riguardano un po' il ruolo di un'azienda come Bending Spoons nell'ecosistema startup. Vi do un po' di contesto per spiegarvi meglio di cosa sto parlando. Allora, StreamYard, intanto per chi non la conoscesse, è un'azienda che permette di fare video, di fare streaming. E la sto usando io in questo momento per registrare questo video, quindi questo è quello che vedo io, no? È un'interfaccia in cui c'è la possibilità di anche, come avete visto, se volete togliere voi stessi, mutarvi. È un Google Meet, ma che viene streamato ad altre persone. Chiaramente potete condividere lo schermo. Può sembrare un prodotto semplice, ma in realtà c'è tantissima complessità, tantissimi fattori. Riuscire a sostenere anche diciamo, una certa quantità di streaming allo stesso tempo non è banale. E tra l'altro permette anche di fare delle sorte di webinar, quindi c'è anche tutta una parte interna di streaming che può essere interessante per le aziende. StreamYard è nata come azienda bootstrappata, se non sbaglio, non hanno fatto nessuna forma di raccolta fondi, finché nel 2021, quindi in pieno boom di streaming, di live video, di eventi online, è stata acquisita da Opin, azienda che a sua volta aveva sfruttato questo momento, è importantissimo perché si occupava di eventi online. E aveva cresciuto tantissimo la sua valutazione, era arrivata a valere diversi miliardi di dollari. E poi in realtà ha venduto il suo prodotto principale relativamente da poco tempo per 15 milioni. Mi sembra nel 2022, addirittura 2023 forse, 2023. Quindi un declino molto rapido da quel punto di vista. Però azienda che in un momento di hype incredibile, appunto, aveva acquisito StreamYard per, mi sembra, circa 250 milioni di dollari, quindi un'ottima exit per una startup che era partita da zero, che ha velocemente cresciuto le proprie revenue. Si diceva che fosse arrivata a più o meno 30 milioni di dollari di ARR, quindi Annual Recurring Revenue. Da una parte si può dibattere sulla strategia di Opin, no? Cioè un'azienda che aveva beneficiato in maniera estrema del momento Covid, ha continuato a investire ulteriormente su un'altra azienda che parzialmente integrava il proprio prodotto, ma neanche in maniera così importante, che ha beneficiato dello stesso trend. Quindi, nel momento in cui il mondo online, soprattutto degli eventi, ma anche un po' dello streaming, è andato a calare, l'impatto sul portfolio totale dell'azienda è stato incredibile. Quindi, ok, questo diciamo si può dibattere, magari la risposta è: nel momento in cui stiamo andando così forte, preferiamo scommettere tutto quanto sul continuo di questo trend, perché altrimenti andiamo a picco uguale, quindi tanto vale andare all-in. Insomma, sì, se ne può parlare, però ecco. A differenza di Opin, StreamYard è un software che comunque ha continuato ad essere utilizzato. Secondo le pochissime stime che si trovano online, al momento si parla comunque di un'azienda che fa 20 milioni di annual recurring revenue, quindi assolutamente per nulla male. Semplicemente questo trend in decrescita la rende un'azienda molto meno attraente per potenziali investitori, VC, eccetera, eccetera. E da qui nasce un po' anche la riflessione sul ruolo di Bending Spoons. Perché in un mondo dove tu come startup sei o la cosa hot del momento, oppure un prodotto poco investibile, ovviamente qua si parla di Series C, di IPO, avere un'azienda che si comporta da venture capital, da un certo punto di vista crea più opportunità. Un'azienda come StreamYard, secondo me, si trova in un limbo strano in cui continua ad assumere tante persone, continua a cercare una crescita a livello di revenue per rendersi appetibile per ricercare nuovi investimenti. Il caso di StreamYard è particolare perché poi è stata acquisita da Opin, Opin ha avuto vari problemi, però insomma capiamo il concetto. Ma probabilmente ha perso questa sua opportunità, ha perso quel momentum che gli serviva per continuare a crescere e per poter diventare un'azienda enorme. A supporto di questo c'è il mercato di riferimento che si è scelta, cioè StreamYard è diventata un'azienda per creator, piccole e medie imprese che vogliono fare video streaming online. Questo è un mercato che esiste, che c'è, ma è un mercato che al momento non è in forte crescita. Il mercato dei creator in particolare è un mercato che ha pochi soldi, che paga poco. Quindi, rimanendo il prodotto attuale, difficilmente StreamYard può diventare un colosso da 10 miliardi. E quindi cos'è interessante nel modo di operare di Bending Spoons? Che in un certo senso legittima
tutte quelle aziende che potrebbero semplicemente dire: ok, sai che c'è, noi siamo contenti così, abbiamo un buon prodotto, continueremo a mantenerlo, a migliorarlo, però ci teniamo stabili su dove siamo, non abbiamo l'idea di raddoppiare le nostre revenue da un anno all'altro, semplicemente crescere il più possibile, mantenere un bilanciamento dei costi, diciamo, salutare e andare avanti così. Secondo LinkedIn, StreamYard è un'azienda con un poco più di 100 dipendenti. Quei numeri possono essere un po' inflazionati perché a volte la gente si mette che lavora su StreamYard anche se non è dipendente, quindi comunque il range secondo me è tra le 70 e le 100 più o meno di persone. Tra l'altro ho appena scoperto che un mio ex collega lavora lì, quindi poi magari lo sentirò dopo questo video. Però diciamo che è un prodotto che potrebbe chiaramente sopravvivere, continuare anche a crescere con un numero di persone molto molto inferiore. Poi, se vogliamo proprio essere puntigliosi, StreamYard da questo punto di vista potrebbe essere un esempio positivo perché è un'azienda che è stata abituata a bootstrappare, ha continuato ad avere una sua indipendenza anche dopo l'acquisizione da parte di Opin. Quindi, diciamo, non è l'esempio più clamoroso. Magari un'azienda come Evernote potrebbe essere un esempio, sempre acquisita da Banning Spoons, potrebbe essere un esempio ancora più clamoroso. Da questo punto di vista, trovo molto interessante l'idea di appunto dare l'opportunità ad aziende di questo tipo di essere acquisite, fare una propria exit ai founder, di monetizzare, ma poi semplicemente diventare un'azienda efficiente che, come il pizzaiolo sotto casa, punta a creare utili e a monetizzare il prodotto che ha creato, la community che è riuscita a costruire. Non tutte le aziende sono fatte per diventare aziende da 4, 5, 6, 10, 100 miliardi di dollari di valutazione. Non deve essere il loro obiettivo. A volte, per provare ad arrivare a quell'obiettivo, falliscono e cascano. Magari l'esempio di Open stessa può essere questo qui. Cioè, esiste un mercato, l'opportunità per un'azienda che fa eventi virtuali? Sicuramente sì. Al momento, quanto è grande questo mercato? È molto piccolo. Quindi, se vuoi sopravvivere continuando in questa missione, continuando con questo prodotto, non puoi pensare di mantenere gli stessi livelli di investimenti, di dipendenti che avevi nel 2021. Devi necessariamente ridurti di dimensione e magari aspettare un momento in cui gli eventi virtuali vengano spinti molto di più. Puoi essere parte di questa spinta, puoi aspettare un altro momento sistemico che naturalmente porterà sui tuoi numeri, ma al momento hai chiaramente un cap che è determinato dal mercato in cui operi, nel modo in cui operi. Ovviamente non tutte le aziende di questo tipo possono o saranno acquisite da Banning Spoons, ci sono altre realtà che operano in questo modo, però forse Banning Spoons ormai è una di quelle più conosciute anche al mondo. Sono veramente contento che un'azienda italiana sia riuscita a sfondare in questo modo nell'ecosistema globale. Kudos veramente a tutti loro perché hanno fatto un lavoro eccezionale. Ma per esempio mi viene anche in mente il modello di 37 Signals. 37 Signals, azienda che probabilmente molti di voi non conosceranno, forse conoscete Basecamp, che è uno dei prodotti che hanno sviluppato. Un altro è Hey, che è un software di email. È un'azienda che è diventata famosa per un modo diverso di lavorare, di vedere il pricing, di presentarsi alle persone, appunto non voler raccogliere investimenti, fare tutte quante queste app internamente. Ci sono delle interviste molto interessanti al loro CEO. Penso che sia utile per il nostro ecosistema ogni tanto avere questi esempi di aziende che dicono: ok, sai che c'è? Abbiamo costruito un prodotto, abbiamo una buona user base, ci accontentiamo di fare X e di diventare il più efficienti possibile a farlo. Ce ne sono tantissime chiaramente di realtà di questo tipo, ma non sono molto pubblicizzate. Quelle che si prendono i titoli di giornale sono spesso quelle che fanno i round di investimento più incredibili, più altisonanti, ma poi non è detto che il risultato finale sia più positivo per loro che non per le altre. Quindi, da questo punto di vista, ottimo che Banning Spoons riesca a prendersi le prime pagine dei giornali con questo tipo di operazioni, sono contento. StreamYard di per sé è un prodotto interessante. Secondo me ci saranno un po' di sfide da un punto di vista operazionale per Banning Spoons, sicuramente ci avranno pensato. Però ecco, se devo ragionare un po' sul perché StreamYard non è diventato un prodotto enorme, ci sono un po' di riflessioni che mi vengono in mente. La prima, che ho fatto anche parzialmente nello spezzone del tablerone in cui ne abbiamo parlato, è che il mercato dei creator è un pessimo mercato. Cioè, i creator tendenzialmente hanno pochi soldi o comunque vogliono pagare poco per gli strumenti che usano, hanno tanta competizione in quel mercato dove comunque il prezzo può essere un fattore determinante per la scelta, nonostante StreamYard si sia imposto un po' come leader di mercato. Il prezzo di StreamYard, secondo me, è già alto, e ripeto, in un mercato in cui
la flessibilità sul prezzo non è forse poi così alta, perché per fare streaming a 1080p con StreamYard, per fare multistreaming, per avere 12 persone, si paga 49 euro al mese. Ecco, ora mi sta venendo in mente che forse io potrei spostarmi sul piano da 25 euro al mese. Magari lo farò, perché no? Ecco, diciamo 25 euro al mese già è un prezzo più abbordabile. 49 è quel prezzo che a un creator fa dire: ma continua a usarlo oppure no? Lato aziende, invece, mi piacerebbe capire quanto dello split delle revenue è aziende e quanto è creator. Forse guadagnano più dalle aziende. Però il prezzo è sicuramente più interessante. Si parla di 300 euro al mese per aziende, diciamo, che hanno bisogno di webinar con 10.000 spettatori, sto vedendo. Però lì penso che ci siano soluzioni più solide, più conosciute, che magari il team di IT è anche più abituato ad utilizzare. Quindi non so quanto sarà facile sfondare. Sicuramente se l'obiettivo è quello di crescere le revenue, il mercato da attaccare è quello. Oddio, dico sicuramente, ma poi ovviamente ho pochissimi dati, quindi così a intuito mi verrebbe da dire questo. Però anche il brand di StreamYard, quello per cui è conosciuta, si allontana un po' da quello. Quindi forse l'obiettivo di Bending Spoons sarà semplicemente quello di continuare a monetizzare nella maniera più efficiente possibile clienti esistenti e i creator, aspettando magari anche un altro boom del mondo delle live con ospiti in diretta. Non lo so, staremo a vedere. Chiaramente l'altro problema è che quando una persona diventa un professionista dello streaming e comincia a utilizzare in maniera giornaliera questi strumenti, poi cerca anche una flessibilità maggiore rispetto a quella offerta da un software come StreamYard, e quindi si sposta ad utilizzare altre soluzioni. Staremo a vedere. Interessante anche pensare al fatto che comunque Bending Spoons sembra essere ancora in discussione con Vimeo per una potenziale acquisizione, e nonostante sembri chiaro che il loro obiettivo principale non sia quello di andare a creare delle sinergie tra tutte le app che vanno ad acquisire, tra StreamYard e Vimeo direi che delle sinergie si possono pensare. Ora, sia da un punto di vista tecnico, su cui mi esprimo poco perché conosco pochissimo a livello di ottimizzazione diciamo, del costo dello streaming e della registrazione, ma sicuramente ci sono tecnologie dalla parte di StreamYard e dalla parte di Vimeo che si potrebbero integrare e o sostituire. E poi dall'altra parte anche proprio sul discorso del fare lo streaming su una piattaforma. Chiaramente non penso che sarà facile spostare la gente dallo streamare su Twitch allo streamare su Vimeo, non credo succederà, ma da un punto di vista, per esempio, aziendale, potrebbe cambiare qualcosa. Le aziende hanno già più utilizzi di Vimeo rispetto alla persona X che incontrate per strada. Quindi staremo a vedere. Io volevo fare questo piccolo video aggiornamento perché ho visto che il video su Bending Spoons vi è interessato molto, l'estratto, il primo estratto dal tablerone. E c'è stata questa grande notizia. Adesso è uscito un altro video di Marcello Ascani in cui non parlano di questa acquisizione nello specifico perché penso l'abbia registrata prima diciamo, della notizia, ma comunque va un po' più nel dettaglio di quello che è Bending Spoons, il modo di ragionare. E invito chiaramente anche tutti voi a vedere quel video perché è estremamente interessante. Volevo aggiungere queste due riflessioni sull'ecosistema startup e il ruolo che può giocare un'azienda come Bending Spoons, e sentire anche voi cosa avete da dire in merito. Quindi, io come al solito vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!